Prima di partire volevo innanzitutto cedere la parola al Presidente della Serra Valle. Buongiorno, benvenuti, cercherò di essere breve per consentire a voi di vivere, di questo ne sono certo, una giornata che rappresenterà un momento particolare, non dico della vostra esistenza, ma meglio di una parte del vostro essere. Insieme a lui vedete anche Giuseppe Erdaelli, al quale faccio gli auguri, oggi sta Giuseppe. Giuseppe Erdaelli, auguri a tutti, che è il presidente della SIAS. La SIAS è la società che da sempre, dal 1922, gestisce l'autodromo di Monza. Voglio dare intanto il benvenuto a tutti voi, mi fa molto piacere che Veniero Presti abbia scelto questa location per fare questo incontro con i suoi collaboratori, amici e consiglieri. Abbiamo accolto con grande piacere questa joint venture, chiamiamola, per questa giornata, che spero sia una giornata di divertimento, di approccio alla mobilità, di approccio al lavoro che cerchiamo tutti di fare insieme in questo settore. Insieme a me ci sarà anche Claudia Peroni, che non ha certamente bisogno di presentazioni. Dalla griglia di partenza, dai box, vi coinvolgerò, vi intervisterò, quindi preparatevi alle mie interviste perché ci tengo a farvi divertire anche col microfono. Grazie e buona giornata a tutti. Credo che sia sempre un'emozione per tutti quelli che vengono per la prima volta a Monza poter fare un giro sulla sopraelevata, questo penso che sia sicuramente l'obiettivo dei nostri visitatori. Emozionante, comunque, anche se fatta diciamo in sicurezza. È stato bellissimo, un'emozione indimenticabile. Ringrazio Serra Valle perché oggi ci ha fatto vivere intanto un po' tutti il sogno di essere un po' pinotti. Visto che il presidente lì è alle sfide, adesso deve prometterci che il prossimo lo facciamo girando tutte le tangenziali per ben due volte. Ti devo interrompere un secondo, presidente. Ah, è arrivato anche il vicepresidente della regione. Mi spiace di non essere arrivato prima. Se ci fosse stata una gara io e Beniamino l'avremmo sicuramente vinta. Grazie, complimenti, signor Presidente, grazie. Grazie ancora a Beniamino per aver organizzato questo evento. Dico appunto da sportivo, la prossima volta la Pescara farla andare un po' più veloce. Ho guidato in maniera naturale, come piace guidare a me. Avevo sta Mercedes e è veramente una sorpresa e vi ringrazio di questo perché sono rimasto senza parole. Dai, grazie Presidente. Vi sottopongo la seguente breve riflessione che dice: come sa di sale il pane altrui e com'è, non come dice lui, grande poeta, duro calle, ma come lieve calle lo scendere sa lì per Serra Valle. Ringrazio tutti i partecipanti, ringrazio la SIAS, ringrazio il presidente Giuseppe Redaelli. E davvero l'unico forte auspicio è quello di rivedervi tutti per una nuova rinnovata esperienza. Grazie.